uno spazio aperto per avere più amici e amiche possibili. Non ci aspettavamo questa grandissima presenza, quindi mi dispiace che non ci sono tantissime sedie. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Alessandro Marzoli e questa sera, venite più avanti così si sente meglio, stringiamoci e abbracciamoci. Dicevo, per chi non mi conosce, mi chiamo Alessandro Marzoli e questa sera ho l'onore e il grandissimo piacere di introdurre e presentare Giovanni Legnini, che conoscete tutti. Un applauso, non ha bisogno sicuramente della mia presentazione. Luciano arriverà più tardi, il candidato presidente della regione Abruzzo, e Davide Faraone, che è un amico carissimo e ci è venuto a trovare dalla Sicilia passando da Roma. Grazie. Io intanto vi ringrazio per essere qui presenti così numerosi, vi abbraccerei tutti uno a uno. Ci sono in un momento di campagna elettorale per tanti, ci sono i candidati al Consiglio regionale, qualcuno è arrivato, qualcuno ci raggiungerà, qualcuno forse non ce la farà perché sta facendo campagna elettorale. C'era prima il segretario regionale Silvio Paolucci, c'è Domenico Molino che è venuto da Vasto e con cui abbiamo percorso un pezzo di strada importante insieme, Camillo D'Alessandro, il capogruppo, ci raggiungerà, sta arrivando il candidato di Chieti, professor Massimo Di Giannantonio, c'è il sindaco di Casale Incontrada, Concetta Di Luzio, che è appena arrivata, una donna che rafforza la nostra lista, c'è Tonino Innaurato, che è un piacere averlo qui questa sera con noi, c'è Silvana Di Palma, c'è Concetta Menna e quindi è un grande piacere avere tutti. E molti amici sono arrivati da Chieti, dalla provincia di Chieti, ma altri anche dalla città vicina, da Pescara, dalla provincia dell'Aquila. C'è Chicco Di Benedetto, un piacere averti qua, Chicco, dall'Aquila, e rappresenti una parte importante della nostra regione, che ha sofferto e che si sta rialzando con entusiasmo. E un abbraccio grande lo vogliamo mandare a due candidati sindaco delle città di Pescara e di Teramo, che mandano il loro saluto, sono impegnati in campagna elettorale, che sono Marco Alessandrini e Manola Di Pasquale. Io dirò due parole, poi lascerò ovviamente il microfono a chi ci dirà che progetto c'è per la regione Abruzzo, per l'Abruzzo nel governo di Matteo Renzi, e che progetto c'è per il nostro paese. In questa platea però, lo dico a tutti e due, ci sono molti studenti e universitari che sono qui questa sera e sono un pubblico esigente e preparato. A poche centinaia di metri c'è l'Università d'Annunzio, che è l'università più grande d'Abruzzo, che in questi mesi ha alcune difficoltà, e noi vogliamo sapere quali sono le idee e i progetti a livello nazionale e poi a livello regionale, sentirci fare delle promesse e fare in modo che poi quelle promesse, se vengono fatte, un domani vengano rispettate. Due parole le dico su Davide. Intanto è arrivato Massimo, che abbiamo già presentato, il professor Di Giannantonio. Due parole le dico su Davide. È bellissimo averlo qui perché è un amico, ed è un amico coraggioso, che la politica a livello regionale e a livello nazionale la fa da uomo libero, con coraggio, in una regione, partendo da una regione bellissima e complicatissima come la Sicilia, e l'ha fatto esponendosi sempre in prima persona anche sui temi della mafia, contro la mafia, e rischiando in prima persona. Viene da Palermo, è il responsabile scuola e università e welfare del Partito Democratico, è colui che ha realizzato la Leopolda di Matteo Renzi, che è poi l'appuntamento annuale che si tiene a Firenze, ed è già stato in Abruzzo. Posso dire che sei un amico dell'Abruzzo, Davide. C'è stato durante la campagna elettorale di Matteo Renzi delle primarie, poi hai portato fortuna, perché quella campagna elettorale dove ti sei speso su tutto il paese, Matteo Renzi è stato eletto prima segretario nazionale del Partito Democratico e
poi Presidente del Consiglio. Non lo invidiamo oggi perché svolge un ruolo difficilissimo, però lo sta facendo con coraggio, con passione, con entusiasmo e sta cercando di realizzare qualcosa che aveva promesso che sarebbe stato fatto. E in una politica così difficile, in una campagna elettorale dove altri, anche qui vicino a noi, gettano fango e odio su tutto, noi siamo qui a discutere con il sorriso, con l'entusiasmo e con la passione. La presenza di tantissime ragazze e ragazzi dimostra che anche la politica sana che il Partito Democratico sta cercando di portare avanti è una grande speranza per il futuro. Ultimo flash: quando sei venuto l'ultima volta, Davide, ti abbiamo lasciato qualche bottiglia di vino della cantina di quei ragazzi che avevano iniziato una nuova attività a Cugnoli, ti abbiamo lasciato la pasta de cecco che hai gradito, quindi le eccellenze enogastronomiche abruzzesi già le hai provate. Questa sera c'è un nostro assessore del comune di Lanciano, che è Valentino Di Campli, che è anche il presidente del consorzio Citra, che è il primo, uno dei più grandi, sicuramente per numero il più grande consorzio vitivinicolo dell'Abruzzo, che ti manda una bottiglia di vino che abbiamo qui, e quindi poi ricordatela perché c'è la bottiglia di vino per te. Partendo, ho fatto questo flash per dire che l'Abruzzo ha tante risorse. Vogliamo però sentire poi anche da Luciano D'Alfonso qual è il progetto per la nostra regione, perché molti di noi con cui parliamo tutti i giorni vogliono una regione senza petrolio, dove le eccellenze enogastronomiche vengano valorizzate, dove il turismo possa essere una risorsa anche occupazionale per la nostra terra. Ma per fare questo bisogna fare delle scelte chiare, delle scelte coraggiose, e rilanciare l'aeroporto d'Abruzzo, che per quanto riguarda il turismo è una struttura fondamentale che non possiamo dimenticare. Probabilmente ho scordato qualche nome, vi porto il saluto di Luigi Di Marco, che doveva intervenire e è rimasto purtroppo bloccato a Milano dal vice segretario provinciale di Pescara, però c'è tutto il Partito Democratico abruzzese, buona parte del Partito Democratico sicuramente di Chieti e Pescara. Io ringrazio Andrea Catena per essere qui, Alessandra Coppola che è il vice segretario regionale, Chiara Zappalorto, che conoscete tutti, che è il nostro segretario provinciale, e Filippo Di Giovanni, che è il nostro segretario cittadino e a cui lascio il microfono per un saluto. Grazie. Grazie Alessandro, grazie a tutti che siete intervenuti. Io in realtà ruberò solamente pochi istanti perché credo che avremo da ascoltare tante cose molto interessanti. Io questa sera sono contento, e sono contento in questi giorni per il bellissimo clima che ho visto che si sta costruendo a Chieti in questi giorni, il grande entusiasmo che sta diventando contagioso e che sta animando questa campagna elettorale. Continuate così, continuiamo così, perché questo percorso ci porterà prima a riprendere la regione Abruzzo e poi l'anno prossimo finalmente a togliere questo comune a questa destra che ha così male governato in questi anni. E io credo che con questo percorso, con tutte le nostre forze, tutti quanti insieme, potremo fare una stupenda campagna elettorale e continuare ancora ad andare avanti. Grazie a tutti, incoraggiamo i nostri relatori con un grande applauso ed è bene lasciare la parola a voi. Dai, anche Chiara. Sembra che stava a fare l'interrogazione. Va bene Davide, io ti do il benvenuto, chiaramente ringrazio Alessandro che si è agitato e mobilitato per questo bellissimo incontro di questa sera, location straordinaria, e ringrazio chi ci ha messo a disposizione il locale e chi ci farà lo spritz poi. E ti do il benvenuto a Chieti, in provincia di Chieti, chiaramente noi qui siamo stati un po' gli antesignani di quello che è stato poi Renzi nella gestione del partito, perché siamo stati profondamente rinnovatori e innovatori, non dimenticando tutti quelli che ci hanno preceduto e che ogni giorno ci consigliano e ci sostengono. Quindi io ti do il benvenuto, continuate così, perché il clima di fiducia che sta trasmettendo il governo Renzi in queste ore, in questi giorni, in queste settimane, è un clima che noi non percepivamo da tanto tempo. Chiaramente noi abbiamo una punta di diamante, ce l'abbiamo in casa, quindi siamo perfettamente rappresentati nella compagine governativa e siamo orgogliosi di averlo qui. Quindi ti ringrazio e buon lavoro.
Ale, due parole? Va bene. Allora io lascio il microfono a chi rappresenta la regione Abruzzo nel governo di Matteo Renzi. Un saluto flash a Francesco Ricci che non posso non salutare, vi chiedo un applauso grande per lui. Ci siete tantissimi e vi vorrei nominare, non ve la prendete se non riesco a nominare tutti. Grande Michele, la parola a Giovanni. Grazie Alessandro, grazie a tutti voi per questa bella e sorridente presenza. Diceva Filippo, e grazie a te, ma chi ti ha aiutato a organizzare questo incontro, che come altri, più di altri incontri che stiamo tenendo, numerosi in giro per la provincia, per la regione, ci aiutano a raggiungere quel grado di mobilitazione che è già elevato per mettere a segno questo importantissimo risultato di cambiamento della nostra regione. Filippo diceva registro entusiasmo eccetera, cioè prima io, siccome l'ha detto in privato, diciamo così, io sono molto contento di questo, anch'io registro un impegno, un'attività, e però lo dico non per sminuire quel clima che tu registravi, ma per fare in modo che sia fruttuoso, bisogna declinare poi questa mobilitazione in consenso elettorale. Come si fa? Voi tutti lo sapete, non c'è un metodo non conosciuto, noi dobbiamo fare in modo appunto che il consenso si allarghi, perché è vero che il clima è molto migliore di quello che registrammo l'anno scorso, ma è anche vero che come l'anno scorso c'è questo dilagare di una ventata populista demagogica, quella che conosciamo, che è un crescendo in questi giorni di invettive, di attacchi, di messaggi che tendono ad occultare quella che è la realtà. E parto sinteticamente dalla realtà nazionale, poi Davide, che ringrazio anch'io per aver accolto questo invito, ci dirà dal suo punto di vista, dal punto di vista del partito, altro. Noi siamo, il nostro paese, io mi piace utilizzare questa metafora, è come un malato in convalescenza. Noi abbiamo avuto una botta tremenda in questi anni, che io ricordo non per alimentare il pessimismo, ma per alimentare l'ottimismo, un trauma grave, la più grande recessione che tutte le generazioni qui presenti hanno mai conosciuto, effetti devastanti economico-sociali, finanziari, sul bilancio dello Stato, degli enti locali, delle famiglie, delle imprese. Non dico i numeri perché la sofferenza che registriamo è superiore a qualunque dato numerico. E dopodiché, quando un malato è convalescente, è assistito da una cura, da una prognosi che precede la cura, e bisogna stare attenti che quel convalescente faccia un passo alla volta spedito verso l'obiettivo della guarigione, fuori di metafora, per far riprendere la crescita, il lavoro, per riformare il nostro paese. Se il malato convalescente arresta questo percorso per qualunque ragione, il rischio è un rischio letale. Chiedo aiuto al nostro infettivologo, a Francesco. E quindi noi dobbiamo stare molto attenti, perché la posta in gioco per il Paese con il tentativo riformatore del governo Renzi, del nostro governo, è un tentativo che non può subire arresti, interruzioni, e lo dico anche in rapporto alla grande sfida che ha un valore politico enorme che ci aspetta per le elezioni europee. Noi dobbiamo vincere in Abruzzo, dobbiamo vincere le europee, dobbiamo vincere i comuni, non solo e non tanto per consolidare un profilo di governo, un profilo maggioritario che si afferma sempre di più, ma perché non possiamo interrompere quel percorso. Ripeto, una battuta di arresto rischierebbe di far esplodere il paese,
Ecco perché io condivido l'osservazione che è sempre più diffusa, che fanno i cittadini normali, semplici, che legano il successo, le sorti, l'efficacia delle misure, del lavoro che il governo e il Parlamento stanno facendo in queste settimane, in questi mesi, alle sorti del Paese. Questo è il messaggio che noi dobbiamo lanciare. Ipotizziamo, e lo dico appunto per mera ipotesi, che vinca il Movimento 5 Stelle, non parliamo dei nostri antagonisti storici che non hanno questa possibilità, sono in una situazione... Quale sarebbe lo scenario di fronte al nostro Paese? Quale sarebbe il rapporto tra il nostro Paese e l'Europa? Quale sarebbe appunto la possibilità di far riprendere quel cammino virtuoso che attraverso il percorso delle riforme istituzionali, attraverso il percorso delle riforme economico-sociali, attraverso l'implementazione per esempio di una misura, io lo dico, questa banalizzazione di 80, non è 80 euro se sono troppi, sono pochi, noi siamo in presenza finalmente di una manovra di redistribuzione che è funzionale alla crescita dell'economia, che non in questa entità non si era mai fatta. 10, 12 a regime, forse più, stiamo già predisponendo al Ministero dell'Economia e alla Presidenza del Consiglio le misure strutturali per rendere più solido questo impianto redistributivo, ripeto, funzionale al fatto che se dai più risorse ai lavoratori, alle piccole imprese attraverso la riduzione dell'IRAP o alle partite IVA domani o agli incapienti domani, sostieni la domanda interna, i consumi, sostieni la crescita, sostieni la creazione di posti di lavoro. Ebbene, non c'era mai stato un tentativo invocato dai nostri elettori, dai cittadini, anche da chi non ci vota, ma quant'è che togliete a chi può, a chi vive di 300, 400, 200 mila euro all'anno? Quando togliete gli sprechi, quando riducete le spese militari, quando semplificate la pubblica amministrazione e restituite un po' ai cittadini? Questo è quello che si sta facendo e, ripeto, immaginate per mera ipotesi un giudizio non esaltante dell'elettorato su questa fase, sarebbe un guaio per il Paese, non solo per il partito, non tanto per il Partito Democratico. Ecco perché noi dobbiamo contrastare questa ondata populista, che è l'unico antagonista, è l'unico ostacolo che si frappone e non si frappone, mi auguro, più di tanto al conseguimento di un risultato rotondo il 25 di maggio, ciò di cui abbiamo bisogno per iniettare ulteriore fiducia. Questo è il tema politico di fondo, dobbiamo vedere, insieme alla necessità di essere forti in Italia, per essere forti in Europa, per cambiare l'Europa. Questo tema sarà un tema all'ordine del giorno il giorno dopo delle elezioni europee, anche in rapporto alla composizione, ci auguriamo, maggioritaria delle forze socialiste e democratiche nel Parlamento europeo, e quindi da subito con l'elezione di un commissario europeo, di una commissione europea, predisposti, vocati a produrre questo grande cambiamento, senza il quale anche gli sforzi che stiamo facendo sono destinati a subire difficoltà, ostacoli, problemi, come in parte accade già oggi, e non è solo la regola del 3%. Il secondo tema, che il titolo che Alessandro ha voluto dare a questo nostro incontro, l'Abruzzo del futuro nel governo Renzi. Ora noi qui giochiamo una partita per ridare un governo credibile, solido, forte, capace di progetto e capace di realizzazione, capace di cambiamenti, capace di far uscire la nostra regione da una situazione di debolezza, di timidezza, di incapacità, ma questa sfida serve anche appunto per mettersi in sintonia con il cambiamento in atto nel nostro Paese, in Italia e in Europa. Questo è il tema che abbiamo di fronte, e ce l'abbiamo di fronte. Posso invocare su questo l'esperienza
di molte persone qui presenti che hanno vissuto stagioni politiche diverse. Ce l'abbiamo di fronte, come è molto di più che nel passato, questo legame stretto tra un processo di cambiamento in atto e il cambiamento possibile nostro oggi qui, facendo vincere il centro-sinistra in Abruzzo, e per questa via strutturare una classe dirigente rinnovata e composta di persone che hanno anche esperienze e che in questi anni hanno cercato di dare tutto ciò che potevano dare a questa nostra regione. Questa è una sfida di altissimo livello. Io in questi anni dal Parlamento e in questo ultimo anno dal governo ho potuto registrare, ho raccontato anche degli episodi, adesso ve ne racconto qualcuno anche per aspettare Luciano D'Alfonso, oppure sentiamo la parola a Davide, perché dimostrano, se mai ve ne fosse bisogno, il fatto che la nostra regione in questi anni, nel modo diretto, nel modo che noi tutti sappiamo bene, è stata praticamente assente nello scenario politico nazionale, nella capacità di persuadere, di ottenere, di trasmettere un'idea, un progetto, di essere a testa alta, di lavorare a testa alta nei luoghi, nelle istituzioni, appunto, di governo parlamentare nazionale. Perché questo? Perché vi è stata una sorta di autoreferenzialità in questi anni, quel presidente, quella giunta sbiaditi entrambi, presidente e giunta, che hanno pensato a un certo punto che potevano fare da loro, che potevano fare tutto loro, che questo governo è autarchico, è autosufficiente sotto il profilo politico e non hanno saputo stabilire le relazioni. L'unica relazione stabilita è stata quella di andare col cappello in mano da questo, da quell'altro, a seconda delle stagioni politiche, a cercare di ottenere qualcosa, ottenendo un bel nulla, perché anche qui è vero che in questi 5 anni c'è stata una difficoltà finanziaria enorme, ma non si registra un periodo così lungo senza un intervento, per esempio, infrastrutturale significativo, niente. Ma vi ricordate gli ospedali? Abbiamo, per anni arrivano 5 ospedali, ma dove? Avevamo una norma sulla legge terremoto che dava priorità per l'edilizia sanitaria alla nostra regione, mai invocata, mai applicata, nonostante le nostre pressanti sollecitazioni anche in sede parlamentare. Oppure la vicenda della ricostruzione, guardate, di cui io mi sto occupando direttamente in virtù della delega che mi è stata attribuita dal Ministro dell'Economia da un paio di settimane. Guardate che in questi anni, 5 anni, lo Stato italiano ha speso per l'emergenza e per la ricostruzione aquilana, caro Davide, quasi 12 miliardi di euro. 12 miliardi di euro. Ne abbiamo bisogno ancora forse di altri 8 miliardi di euro nei prossimi anni, e sarà un impegno di prim'ordine per il Paese, non per l'Aquila e per l'Abruzzo. Ebbene, 12 miliardi di euro, volendo fare una media, avrebbe dovuto produrre nel nostro Paese 5-6 punti di prodotto interno lordo, decine di migliaia di posti di lavoro. È accaduto l'opposto, noi abbiamo perso in termini di PIL e di occupati più della media nazionale, ma com'è possibile? Come si è potuto verificare questo? Come è potuto verificarsi il fatto che noi non abbiamo strutturato, dopo la tragedia, certo per fare gli interessi di chi ha subito i danni all'Aquila e nel cratere, non abbiamo strutturato, per così dire, un'economia della ricostruzione, una cultura della ricostruzione, decisioni capaci di trasmettere al tessuto produttivo della nostra regione non solo quello edilizio ma tutto l'indotto e poi il sistema professionale? Invece siamo stati oggetto di colonizzazione, delle grandi imprese che si accaparrano pacchetti di appalti che poi si fanno, non si fanno, queste cose. Proveremo a cambiarle in modo deciso e trasparente, accadrà
sono già allo studio misure molto importanti su questo. Oppure vi faccio un altro esempio: voi sapete che noi siamo all'inizio di un nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari e dei fondi della coesione nazionale, coesione e sviluppo 2014-2020. 15 giorni fa abbiamo approvato al CIPE l'accordo di partenariato, si chiama così, da inviare in Europa per chiudere il negoziato nel giro di 2-3 mesi. Ebbene, la nostra regione, al pari del Molise e della Sardegna, le regioni cosiddette in transizione, avevano subito una forte penalizzazione nella distribuzione delle risorse. Guardate, non era una cosa di poco conto, si parlava di un 150 milioni di euro in meno, sono tanti su quelle risorse lì, su un fondo di tre volte tanto circa, e altrettanto poteva accadere a cascata sul fondo di coesione. Abbiamo fatto in modo, per il fatto che appunto ho l'onore di sedere al CIPE per sul delega del Ministero dell'Economia, che venisse rettificata quella disposizione attraverso l'utilizzo della flessibilità nazionale, attraverso un impegno scritto nella delibera CIPE che tutte e tre le regioni in transizione saranno compensate in sede di riparto del fondo di coesione. Ebbene, questo lavoro qui, del tutto occasionalmente ho avuto la possibilità di farlo, ma quel lavoro lì le altre regioni le hanno negoziate direttamente con il governo, con l'Europa, le varie partite. C'è stato un protagonismo, c'è stato un coinvolgimento dei rappresentanti delle istituzioni. Fossi stato nel presidente della regione, avrei chiamato immediatamente i parlamentari europei, le imprese, i sindacati, per mobilitare questa nostra regione. Il silenzio. Due giorni dopo la delibera CIPE ha fatto una nota il presidente della regione, guardate che è una cosa sintomatica del fatto che questo è lo, dicendo la regione rischia di essere penalizzata, dopo rischia di essere penalizzata, cioè, per dire, insomma, ci siamo capiti, c'è bisogno di un cambiamento profondo. Io credo che con Luciano, con la squadra di candidati, e saluto anch'io tutti i candidati presenti che stanno facendo un ottimo lavoro, vi ringrazio per davvero. Io ho detto qualche giorno fa a Luciano, noi abbiamo 240 candidati, ne saranno eletti 18. Va da sé che insomma, la stragrande maggioranza lavora per dare un contributo. Naturalmente, eccolo qua, lo salutiamo, per dare un contributo. E quindi vi ringrazio per davvero tutti, non nomino nessuno. Carissimo. Spero che sia la proposta di Torino. Dicevo, appunto, noi dobbiamo combattere questa battaglia per vincerla. Adesso mi hai fatto perdere filo, ma chiudo. A Pescara ti farebbero l'avviso di garanzia per questo. Beh, vabbè. Ma stai a chiedere, qua, Ecco, noi dobbiamo fare una cosa, l'abbiamo detto, lo stiamo dicendo, chiudo su questo così completiamo. Noi dobbiamo, prima ancora che lui, voi che sarete eletti, vi auguro tutto il bene e il successo di questo mondo, vi mettete lì a lavorare, a governare per davvero questa regione, e di cose da fare ce ne stanno una quantità industriale, non solo in consiglio e giunta, ma in tutta l'articolazione del governo. Noi dobbiamo recuperare la voglia di fare, la dignità, la capacità, l'ambizione, diciamo, l'ambizione, la capacità di connettersi con l'Italia, con l'Europa. Quest'anno con il semestre di presidenza italiana avremo l'istituzione della macro regione adriatica, dobbiamo parlare con i paesi dei Balcani, dobbiamo rimettere in moto questa nostra regione qui, nei comuni, nella regione, nel governo nazionale, in Europa. Il 14, vi dico già adesso, faremo una bella manifestazione qui vicino a Ristofficina, come l'anno scorso, siete tutti invitati, con Gianni Pittella che è il vicepresidente del Parlamento Europeo, con Pina Picerno che è la nostra capolista alla, al Consiglio, alle elezioni europee.
partecipate, mi raccomando. Questo dobbiamo fare innanzitutto, dobbiamo cioè fare in modo di risvegliare la voglia di fare di questa regione e soprattutto appunto di responsabilizzare una classe dirigente nuova, attrezzata, competente, capace di far tornare a crescere la nostra regione, a creare lavoro e a ricreare dignità appunto e a diffondere un po' di sorriso che in questi anni è venuto meno. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie Giovanni, benvenuto a Chieti, Luciano, è un piacere averti qui. Diciamo, ti volevo candidato. Io ti ringrazio della stima, ma ci sono tantissimi candidati e tantissime candidate. Quello che ha caratterizzato il governo e l'azione politica di Matteo Renzi in questi mesi è stato principalmente diviso in due binari. Uno, una valorizzazione del ruolo della donna, e io un applauso oggi lo chiedo non solo per le donne che sono impegnate lavorativamente e in politica, ma anche per le mamme che sono una risorsa fondamentale per il nostro paese e che ogni giorno fanno il doppio della fatica per portare avanti la famiglia e il lavoro. E la loro sensibilità in politica molto spesso aiuta a correggere il tiro, Luciano, quindi quello che sta facendo Matteo Renzi credo che sia propedeutico anche poi all'azione fattiva di quello che si deve realizzare. E l'altro binario su cui è impostata la sua azione politica è la scuola. Davide è responsabile nazionale di scuola e università e oggi ci sono dei rappresentanti, lo dicevo prima, dell'Università d'Annunzio, ragazzi del liceo e dell'università, che si attendono delle idee, non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale, l'Università d'Annunzio è qui dietro, su quello che sarà il futuro. Si attendono delle idee, delle proposte e delle promesse, e quelle promesse, Luciano, oggi ti chiediamo l'impegno che domani siano mantenute, sia a livello regionale per il nostro Abruzzo, sia a livello nazionale, e questo lo chiederemo a Davide. Quindi io lascio la parola a te, grazie ancora di essere qui e poi poi a Davide, che ha portato fortuna quando è venuto in Abruzzo a sostegno di Matteo Renzi, perché poi ha fatto il segretario nazionale, il premier, quindi andiamo avanti così. Grazie. Grazie Alessandro, grazie onorevole Faraone e soprattutto grazie Giovanni per questa campagna elettorale che non divide assolutamente risparmioso né di tempo né di energie per quanto concerne la tua mobilitazione e quella dei tuoi larghissimi ambienti di appartenenza. Cominciamo anche col fare una sottolineatura di questo tipo, perché io non mi meraviglio quando non si fanno i compiti a casa che poi veniamo o richiamati o riempiti di lividi come è accaduto alle politiche. Io alle politiche non ho visto una mobilitazione all'altezza della sfida, adesso invece vedo una mobilitazione che coinvolge persone, imprese, associazioni, portatori di progetti, di dolori e di speranze, dirigenti e anche eletti con grande responsabilità. È questo che mi fa percepire, oltre che i sondaggi ripetuti, che siamo messi bene, abbiamo risultati importanti a portata di mano, che non è soltanto la vittoria, è anche il livello con il quale noi poi abbiamo il titolo della legittimazione per fare, assumere impegni e realizzare. Qual è lo specifico in questo momento anche del buon lavoro che sta facendo Renzi a Roma? Per la prima volta l'azione di una istituzione centrale con quel carico di responsabilità, anziché produrre riforme che tolgono qualcosa, che diminuiscono, che rimpiccioliscono qualcosa, per la prima volta ritroviamo un riformismo che dà, che consente comodità in più, sicurezza in più, strumenti in più, opportunità in più, a partire dalle 80 euro che hanno un significato, soprattutto lette nella tendenzialità di una volontà di governo, la partita della scuola, che ci fa riappropriare della cultura della manutenzione,
che poi significa la cultura del patrimonio, che significa la cultura anche di ciò che noi abbiamo edificato per i servizi a domanda collettiva nel corso dei decenni precedenti. Io ho fatto un giro impegnativo, esigente e ambizioso in Abruzzo, un giro quasi ai limiti della potenza, 13.000 chilometri di fotografie, palmo a palmo, di strette di mano, di ascolti, di occhi che si sono seduti sugli occhi degli altri per cercare di stanare questioni, di snidare idee, di rilevare problemi, punti di forza. Ho visto malloppi di migliaia di metri quadrati abbandonati, di scuole, di edifici destinati a pubblica funzione che oggi sono stati svuotati a piscina, un importante edificio, sede di comunità montana, lì pieno di materassi, di ragnatele, di ragni che brindano con il crudino. E a nessuno che venga in mente che quel patrimonio invece deve essere dato all'uso collettivo per la vita collettiva, patrimonio non abitativo, che può essere dato per la vita delle associazioni culturali, ricreative, sportive, solidali, degli anziani. Perché non viene in mente questo? Perché non si ha la consapevolezza di ciò che manca, di quanto dista il rapporto tra il desiderio che pure coltivano le persone e la condizione reale di vita delle persone. Io sono molto contento che stiamo riabbracciando un'idea della politica che si vuole fare percepire autorevole per chi assume impegni e li mantiene. Il coraggio di Renzi, da una parte, la sua squadra, i suoi collaboratori di partito, le persone che stanno curando i dossier a livello di governo, che cercano di comunicare, di impiantare, di realizzare un'altra idea di governo, un'idea di governo costruita sulla realizzazione. La discussione per esempio sui fondi destinati agli armamenti, ma vi pare di poca entità quella? Io mi ricordo, era un giovane non capellone delle posizioni da tribuna del dibattito politico, eppure quasi da ragazzo dicevo: ma che bisogno abbiamo noi di destinare 2,5 miliardi di euro per la portaerei Cavour, quando sappiamo che in Italia abbiamo un bisogno necessitante di 4 miliardi di euro per la manutenzione delle scuole dell'infanzia? Eppure noi avevamo un pensiero unidirezionale che ciò che si è fatto prima si debba fare anche dopo, senza mai disturbare questa esperienza da manovratore che mai nessuno in passato ha voluto mettere in questione. Bravo ha fatto Renzi ad organizzare questo coraggio e bravi dobbiamo essere noi nel fare l'elenco delle priorità che caratterizzeranno la nostra azione risolutiva e concludente dal primo giorno dopo il 25. E quali sono le priorità che noi dobbiamo comunicare, sulle quali cucire anche un patto di governo per i giovani e con i giovani? La prima cosa, Alessandro, sono implacabile, ci mancano 90.000 opportunità di lavoro all'appello, sia per rispondere a chi il lavoro lo ha perso, sia per rispondere a chi il lavoro non lo ha mai conosciuto. Il numero è 90.000, ma il fatto drammatico è che questo numero è una regolarità, è una costante da 20 anni. Noi abbiamo avuto dei soprammobili, non abbiamo avuto su questo fronte la risolutezza che ha detto: beh, facciamo in modo che in Abruzzo con facilità nasca la vita delle imprese, e poi che le imprese sono nate facciamo in modo che si ingrandiscano e si irrobustiscano, e che ci sia per esempio un menù di attrazione anche dall'esterno, e che poi ci si faccia carico ogni 6 mesi di chiedere loro come fa Legnini. Sembra quasi un primario di radiologia che ripetutamente si avvicina per sapere. Io quando ho fatto il presidente della provincia ho insediato un impero fatto di consenso, di sorrisi e di stima, perché ogni 6 mesi chiedevo alle imprese, che pure non mi chiamavano come competente, come livello di governo: come va? Che ti manca? Qual è l'affanno che hai? Come posso esserti utile? Perché avevo un'idea dell'istituzione che realizza la sua legittimazione se è utile, se produce convenienza collettiva. È lì che ho costruito il patto riuscito, che è un patto politico di servizio, di utilità. È così che dobbiamo fare con la regione, che non è il livello del municipio, affannato dagli affanni.
e non è il governo che è lontano da centinaia di chilometri nella sua centralità romana e con la sua anche abbondanza di questioni, anche di complessa natura, è il livello di governo della regione che rappresenta la statualità su un territorio, con la compiutezza delle competenze, ma che vanno esercitate e utilizzate. Noi abbiamo il paradosso che ci tolgono adesso le competenze del titolo quinto, perché troppe, e non le abbiamo mai esercitate in Abruzzo, a favore della qualità della vita di chi c'è e ha scelto qui di consumare il tempo della sua vita e delle imprese che hanno scelto qui di produrre ricchezza. Non abbiamo fatto a tempo, perché di qui a un anno avremo questo rimpicciolimento di competenze su base regionalista, che io condivido paradossalmente, perché quando c'erano non sono state utilizzate, ma faremo allo stesso modo, utilizzando molto il protagonismo istituzionale della regione quando si fa presidenza, quando diventa elemento di congiunzione con i poteri centrali e anche con l'Europa. Mi convince molto l'idea di un Senato federale così visitato e rivisitato, dove il territorio con le sue espressività di interessi arriva a Roma anche nella sede di un luogo di compensazione come il Senato federale. Però dobbiamo essere anche moderni, innovativi, innovativi non nel concepire le questioni non percepite come importanti, innovativi nel realizzare le soluzioni che impieghino il minore di risorse finanziarie possibili, che utilizzino il massimo di risorse normative possibili e che durino le soluzioni e che determinino poi allargamento di responsabilità. Io mi ricordo sempre che in questa regione 5 anni fa eravamo 8.000 imprese in più e dopo 5 anni ne siamo 8.000 in meno. Mi ricordo che in questa regione 5 anni fa si sono prodotti 2.000 brevetti che mai nessuno ha preso in braccio affinché venissero verificati e trasformati in opifici, stabilimenti, produttori di ricchezza. Così come mi ricordo che in questa regione abbiamo assistito passivi alla scomparsa di un credito con cuore e cervello qui. Tutti minimalisti, tutti lì a dimostrare che la regione nulla poteva. Invece la regione Marche è stata capace di una conduzione quasi rieducativa dell'attività bancaria, coniugando chi aveva ricchezze potendo partecipare al salvataggio di una esperienza bancaria nel rispetto della cultura liberale, mettendo insieme anche le energie delle fondazioni bancarie, che non è vero che nel breve periodo non possano agire, soprattutto per testimoniare una reazione. Insomma, c'è bisogno di rimetterci a lavorare anche sulla partita delle infrastrutture, per esempio. È una infrastruttura il luogo di vita dei giovani universitari. Le comodità da garantire ai nostri studenti che impiegano cuore e cervello per rendersi cittadini attivi nel migliore dei modi nel futuro. I trasporti dei nostri studenti. L'offerta di qualità competitiva sul piano della cultura dei saperi. E poi dobbiamo anche rendere combinati mondo dell'università e mondo del lavoro, e su questo siamo i più moderni d'Italia. Organizzeremo una legislazione premiante per le imprese che accetteranno il massimo delle esperienze di apprendistato, di garanzie giovani, a favore dei giovani in uscita dal sistema della scuola e dell'università. Avranno i bollini blu quando dovranno partecipare ai bandi di riparto delle provvidenze regionaliste. O mi esibisci quello che hai fatto per la responsabilità sociale rispetto alla garanzia dei giovani, oppure non avrai cittadinanza nell'interloquire con le procedure di riparto delle provvidenze regionaliste. La premialità è la cifra che fa l'identità della produzione normativa dei Länder tedeschi. È una sfida a fare in modo che ciascuno faccia qualcosa di valenza collettiva. Così come, cari amici, noi dobbiamo fare in modo che dall'Abruzzo, per i giovani abruzzesi, anche figli di famiglie che hanno meno opportunità, si radichi una grande stagione di esperienze di Erasmus, molti più Erasmus per i giovani della nostra regione, anche con un coinvolgimento esclusivo della progettualità e della finanza della regione, perché è di lì che si costruisce il futuro dei nostri giovani, ma anche che si fa percepire una Unione Europea che si capisca. Voglio dire una parola su questo alla presenza di un dirigente stimato e riconosciuto del nuovo corso del nostro partito.
Io penso che l'Europa debba essere volgarizzata, non volgare, ma volgarizzata. Di volgari ne abbiamo tanti, anche purtroppo a cavallo, ma va volgarizzata l'Europa, nel senso che va specificata. Che vuole dire la sua utilità? Noi quando siamo nati come Stato nazionale abbiamo posto in essere la cittadinanza nazionale, in cambio del fisco e in cambio della coscrizione militare obbligatoria abbiamo organizzato una quota crescente di benessere per le persone, resesi cittadini del sistema paese. Adesso che diventiamo sempre di più europei e cittadini europei, qual è lo specifico della cittadinanza europea? Decliniamolo, onorevole. Concepiamolo, pensiamolo e poi facciamolo accadere, rendiamolo procedura, rendiamolo oggetto di un patto. È su questo che l'Europa si deve fare ritrovare. Io ho provato a lanciare un tema: c'è una grande paura dell'insicurezza, a partire da quella alimentare, a quella tecnologica, a quella urbana, a quella del lavoro, a quella dell'economia, a quella della finanza. Attacchiamoci, abbracciamoci a questo concetto che la cittadinanza europea ci regala la certezza della sicurezza nei rapporti proprio del nostro esserci in Europa. Però dobbiamo ritrovare un pensiero lungo di cui Renzi è capace anche la sfera dei suoi collaboratori. Mi convince molto la libertà con la quale si sta mettendo mano al tema delle riforme istituzionali. Dopo che per 20 anni abbiamo riempito paccozzi di libri, è una forma di immoralità anche quella di annunciare e di non fare, anche quella. Il cardinale Martini, se fosse vivo, la declinerebbe come immoralità, perché guardate, possono parlare quelli che non dispongono di potere, quelli che hanno il potere ricevuto dalla fiducia della cittadinanza hanno l'obbligo di fare e poi di farsi giudicare, anche se è difficile, anche se è difficile. Mia madre mi dice: ma perché uno t'ha savutato se no? Allora, siccome la sfida è questa, noi dobbiamo fare la nostra parte per l'Abruzzo, e la faremo, farla anche per l'Europa. Guardate, vincere in Abruzzo e avere un risultato invalidante per l'Europa è una bocciatura settembrina. Noi dobbiamo vincere anche alle europee in Abruzzo. Bravo. Dobbiamo vincere determinando espressione di voti di preferenza, come ci ha chiesto anche il nazionale, determinando voti di lista all'altezza, in maniera tale che poi possiamo riempire le nostre battaglie anche sui e per i dossier europei. Io mi auguro che si dia un calcio a quella stesura burocratica, pigrissima, fantozziana del patto di stabilità. Un giorno, riparlando in privato, ti dovrò raccontare cosa mi hanno detto nel 2004 degli scienziati, purtroppo anche del nostro partito, quando andai a raccontare i rischi visti come uno spettro all'orizzonte derivanti dal patto di stabilità. Dal ragioniere generale dello Stato, ai due presidenti delle commissioni bilancio, ad un autorevole sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, purtroppo anche ad un'altra figura, mi parlavano come dell'implacabile destino di Crizia. Io invece credo che il compito della democrazia sia di non dare nulla per scontato e di cercare un continuo adattamento delle norme, delle procedure, un po' come fa questo Papa. Quando gli dicevano che non poteva incontrare il direttore di un giornale laico illuminista perché non lo prevedeva e non lo contemplava il protocollo, lui ha detto: ma cambiamo la regola del protocollo. Se il protocollo non lo prevede che io incontri il direttore di un giornale laico illuminista, cambiamo la regola. Con questo spirito noi dobbiamo fare in modo che alla fine ci guadagni la cittadinanza, con riforme che producano guadagno alla cittadinanza. Su questo, cari amici, mi avvio alla conclusione dicendovi che le buone notizie non mancano. Non mancano, per esempio, per quanto riguarda i prossimi 5 anni. Avremo 1,5 miliardi di euro da collocare, 700 milioni dai FAS, che sono della comunità nazionale quando si fa comunità regionale, e 470 milioni di euro dal piano di sviluppo rurale, e poi abbiamo opportunità ulteriori generate dalle razionalizzazioni delle quali abbiamo già la certezza di poterle fare. Razionalizzazioni sui global service, razionalizzazioni riguardanti anche i fondi del piano triennale dell'ambiente. Abbiamo 1,5 miliardi di euro da destinare. Occorrono le idee,
occorre la qualità dell'indirizzo politico, occorre la nettezza della procedura amministrativa, occorre la schiettezza della decisione, occorre la cultura della verifica e del controllo, occorre la buona politica che poi si fa carico di organizzare la progressività dei risultati. Abbiamo anche altri risultati di significato, quelli che ci annunciano sondaggi ripetuti, che non descrivono l'inchiostro su carta che dovrà essere posto il giorno del voto, danno una tendenza. Non abbiamo la certezza, ma abbiamo il diritto al sorriso. Con questo diritto io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro buon lavoro e passo la parola all'onorevole Parodi. Grazie a Luciano D'Alfonso, ti sei preso degli impegni importanti e è un impegno che ti chiediamo per il futuro, te lo chiede la mia generazione, quella di mio fratello che è più piccolo, ma anche le generazioni più grandi te lo chiedono, è sul merito, dare anche in questa regione a ognuno la stessa possibilità in partenza, dire basta a chi parte per non si sa quale ragione davanti agli altri. Stasera c'è un amico che è dovuto andare a studiare e a lavorare in Olanda, si chiama Davide come te, ed è tornato per sentire che cosa abbiamo per il futuro. Ora lascio la parola a una persona che al merito ci crede, a un siciliano coraggioso e a un amico dell'Abruzzo. Grazie di essere qui, Davide Faraone. Io, dopo che mi ha presentato come ubriacone a cui ho dato il vino la prima volta e la seconda, dopo che mi ha presentato anche come uno che mangia tanto e mi ha dato la pasta, io ti ringrazio comunque per l'invito e ringrazio anche il formaggio, sì. Però se ti allontani lo vai a prendere, magari ti aspettiamo. Io vi ringrazio per l'ospitalità e salutiamo anche i signori lì su che ci ascoltano e vi ringrazio e spero anche che questa visita ulteriore, ho fatto anche qualche settimana fa all'Aquila, ho incontrato qui qualcuno, siamo andati a visitare le scuole dell'Aquila, qual era l'evoluzione anche del post terremoto, e quindi mi è capitato spesso di essere qui in Abruzzo e sono contento di poter tornare per poter dare una mano sia per una campagna elettorale in cui noi crediamo tantissimo e su cui puntiamo e su cui siamo tanto fiduciosi, perché quei sondaggi a cui faceva riferimento poco fa Luciano sono dei sondaggi che vediamo anche noi e che ci danno molte speranze sul risultato e sull'esito delle elezioni regionali. Ringrazio Giovanni, ringrazio Alessandro, ringrazio tutti voi e credo che abbiamo una missione davanti, perché se possiamo riuscire a mettere in campo quelle riforme di cui stiamo parlando e su cui Matteo Renzi sta mettendo la faccia in prima persona, ma lo fa come segretario del PD e lo fa anche come Presidente del Consiglio, quindi mette la faccia a nome di tutti noi, lo possiamo fare soltanto se c'è una sintonia con il Paese, perché le riforme sono talmente grandi e talmente impegnative che se dovessimo puntare sul sostegno di chi sostanzialmente stiamo andando anche a volte a colpire. Io non so se voi avevate mai sentito parlare dei tecnici del Senato prima di oggi, cioè io non sapevo dell'esistenza dei tecnici del Senato, ho vissuto e mi sono accorto che esistono nel momento in cui hanno cominciato a dire che la manovra messa in campo da Matteo Renzi non aveva le coperture, e sono gli stessi tecnici del Senato a cui avevamo detto qualche giorno prima che dovevano essere ridimensionati nel ruolo, nel costo e nell'impegno. Questo atteggiamento di ostracismo messo in campo dai tecnici del Senato, voi dovete immaginarlo su tutti gli ambiti dell'amministrazione statale che noi stiamo andando a toccare con le riforme che ogni giorno e che costantemente stiamo mettendo in campo. Ora, o queste riforme hanno il consenso del Paese, o i tecnici del Senato di ogni ambito l'avranno da padrone e rischieranno di vincere. Oppure quando stavamo preparando la legge di stabilità e stavamo cercando di individuare le coperture sull'IRPEF e sul taglio dell'IRAP, c'erano sempre dei tecnici del MEF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che suggerivano ai giornalisti che quelle coperture erano fittizie, che non era vero, che era una tantum.
Ci sono in questo momento dei conservatori nella amministrazione della burocrazia statale, ma ci sono anche dei conservatori tra i partiti, nella politica, nei sindacati, che cercheranno in tutti i modi di smontare un processo riformista di cui questo paese ha bisogno. Lo dico anche a chi nel nostro partito, nei sindacati che storicamente hanno avuto dei rapporti importanti con il Partito Democratico e le forze di centrosinistra. Bisogna smetterla con l'atteggiamento puramente conservatore e con l'atteggiamento di chi costantemente mette in campo azioni di freno rispetto a necessarie riforme di cui questo paese ha bisogno. Non è un'invenzione il fatto che noi oggi accumuliamo tanti pensionati e tanti studenti e accumuliamo pochi lavoratori. E se il sistema continuerà così, con tanti studenti, tanti pensionati e pochi lavoratori, non solo non saremo in grado di dare lavoro a chi lo cerca, ma non saremo in grado nemmeno di dare una pensione a chi in futuro ne avrà bisogno, e non saremo neanche in grado di sostenere questo welfare, perché le pensioni, gli ospedali, l'istruzione hanno bisogno di chi contribuisce e di chi paga affinché queste strutture funzionino. E perché ci sia qualcuno che paghi, ci deve essere chi contribuisce, quindi ci deve essere chi lavora. E su questo noi stiamo cercando di investire di più, perché ne abbiamo piene le scatole di governi che su quel famoso 3% di cui ormai si parla come si parla al bar dello sport, delle partite, nel bar del lunedì e delle partite, il 3% è diventato una vulgata complessiva di tutti, e questo famoso sforamento del 3% è su come cacao meravigliato, suggerisce Luciano. E credo che questo famoso 3%, finora abbiamo avuto sempre governi che hanno agito sul lato del costo, sul lato del deficit, della riduzione di questo deficit, che è un tema assolutamente indispensabile. Noi dobbiamo ridurre i costi che hanno comportato che questo deficit fosse elevato, soprattutto per quel che riguarda gli sprechi. Ma questo governo sta cercando di agire soprattutto sull'altra gamba di questo famoso 3%, e c'è sul PIL, sullo sviluppo, perché o noi cresciamo lì oppure rischiamo di fare una azione in questo paese che lentamente lo farà morire questo paese. Quindi quando facciamo l'intervento sull'IRPEF e sui famosi 80 euro, quando facciamo il taglio del 10% dell'IRAP, quando facciamo una serie di azioni con il decreto legge sul lavoro che abbiamo approvato oggi in Senato e siamo stati costretti a mettere la fiducia per approvare un decreto legge che dovrebbe essere un decreto legge che tutte le forze politiche sostengono, perché è un decreto legge che va a colpire sull'emergenza lavoro. Quelli lì ci tenevano lì al Senato e alla Camera per mesi a dirci con teorie di grandi soloni, di grandi professori, quello che bisognava fare chissà quando, bisognava fare ora. Bisognava fare ora gli interventi sul lavoro, bisogna fare ora la legge delega sul welfare e sul lavoro che è incardinata al Senato e su cui noi, mentre noi proponiamo, loro presentano emendamenti non di merito per migliorare i provvedimenti, presentano numeri enormi di emendamenti per poi costruire su quegli emendamenti l'ostruzionismo per far scadere il decreto che scadeva il 19 di questo maggio e per non far approvare nessun provvedimento. Se ci fosse da parte dei 5 Stelle, da parte del centrodestra, un atteggiamento costruttivo per migliorare i provvedimenti che noi presentiamo, saremmo felicissimi. Invece li vedete che stanno lì per apparire in TV con le magliettine, con le scritte, con gli insulti, con addirittura un tizio della Lega che ha sventolato una spigola, un pesce di mare, portato dentro la Camera dei Deputati e sventolata per fare ostruzionismo e per costruire un consenso sul folklore, sul populismo stupido. Noi stiamo cercando di costruire consenso sulle riforme che servono al paese, e pur di non farci fare questo hanno rallentato l'approvazione di alcune riforme, ad esempio sul tema del Senato, perché se fosse passata l'Italicum magari anche al Senato prima elezioni europee, legge elettorale, se fosse passata la riforma del Senato almeno in prima lettura al Senato, non è che era utile al paese,
era utile a Renzi, per cui dobbiamo allontanarla questa votazione. Bisogna, al massimo ti possiamo far votare il provvedimento in commissione, e abbiamo dovuto in commissione minacciare le dimissioni di Renzi per far passare la riforma del Senato, che si è andata in giro non tra il ceto politico, non tra le persone che poi fanno vita politica giorno dopo giorno, si è andata in giro a chiedere ai cittadini se vogliono riformare il Senato, se vogliono una legge elettorale che garantisce governabilità e che garantisce stabilità ai governi che vengono eletti. Se andate in giro anche a chiedere ai cittadini, vi dicono sì. Se invece andate a chiedere, a fare la stessa domanda nei luoghi della politica, molto spesso registrate consenso a quelle riforme molto più basse, molto più basso. Quindi c'è un problema anche di sintonia della politica con la società che noi dobbiamo recuperare, e lo possiamo fare già sostenendo queste riforme con questo voto alle elezioni europee e con i candidati che ci sono in campo nelle elezioni regionali in Piemonte, in Abruzzo e nelle amministrazioni comunali, perché abbiamo costruito una squadra attorno a Matteo Renzi su cui vogliamo pensare di immaginare il futuro. Chiudo brevemente. Io l'invito che faccio è di credere realmente su un percorso che è complicato, ma che è l'unico possibile. Cioè, io lo dico anche con enorme dispiacere e con enorme rammarico, ma è oggettivo. Se fallisce questo esperimento, con tutti i limiti, c'è chi vorrebbe che si andasse un po' più piano, c'è chi vuole che si ragiona un po' di più, però se fallisce questo, io credo che l'alternativa sarà un'alternativa che oggi riusciamo a marginalizzare e arginare, perché abbiamo offerto un modello di chi non sta lì fermo a non fare un tubo, ma sta lì a fare. Se noi non fornissimo questo modello di governo con tutto quello che stiamo mettendo in campo, probabilmente saremo in difficoltà anche in queste elezioni europee. Ma lo stiamo facendo perché è utile al Paese, non lo stiamo facendo perché è utile a Renzi a fare propaganda o perché vuole correre così per capriccio. Lo stiamo facendo perché è utile al Paese. Perché se noi bruciamo una generazione, l'ho detto poco fa e lo ripeto, il nuovo proletariato oggi è rappresentato alle nuove generazioni, e noi non possiamo condannare questo nuovo proletariato all'abbandono, all'essere senza stipendio oggi e all'essere senza pensione domani, assolutamente in silenzio, perché il sistema di welfare, il sistema di mercato del lavoro che in Italia ancora oggi funziona è lo stesso che era in piedi negli anni 70, quando il sistema economico e sociale era profondamente diverso rispetto a quello che c'è oggi, quando c'era una situazione in cui capitava a 20 anni, anzi era la regola che a 20 anni si andava a lavorare. Era la regola che si poteva lavorare anche senza istruzione, ed era la regola che avevi la certezza che a una certa età, col sistema retributivo, quindi con il massimo del tuo stipendio, andavi in pensione. Tutto questo non c'è più, e o noi costruiamo un altro modello sociale ed economico alternativo che crei osmosi fra scuola, lavoro e pensione, oppure noi rischiamo di condannare il nuovo proletariato alla fine. E la sinistra vera è quella che si preoccupa di questo. La sinistra vera è quella che si è preoccupata del proletariato di allora e si è preoccupata promuovendo riforme. Nella mia terra si facevano l'occupazione delle terre e il riformismo era affidare ai contadini quelle terre. Oggi il riformismo vero è mettere in discussione alcune certezze che anche la sinistra si è data. E certa sinistra conservatrice rischia di conservare modelli di società economici di destra, perché quando alla cassa integrazione in deroga, alla cassa integrazione straordinaria, quando all'assegno di disoccupazione, quando alla maternità possono accedervi soltanto alcune persone e altre no, vuol dire che si è creato un sistema di diseguaglianze e che noi non possiamo tollerare, che non possiamo sopportare, che dobbiamo scardinare. Questo processo di welfare, di protezione sociale, deve essere un processo universale o non è? E per essere un processo universale dobbiamo cambiare una situazione che oggi è sicuramente una situazione deficitaria. Per cui l'invito che vi faccio è di credere in questo progetto riformista,
crederci sul serio, credere in questa campagna elettorale e negli uomini come Luciano che stanno investendo su questa campagna elettorale, su Pino Picerno, su tutti i candidati al Parlamento europeo, perché su queste elezioni europee riusciamo a costruire la rincorsa per poter continuare su questo processo di governo. Una battuta d'arresto su queste elezioni europee, che io non mi aspetto, è una battuta d'arresto per questo processo riformista. Quindi crediamoci, e io sono convinto che rispetto a certi populismi noi avremo ragione. Grazie. Grazie a tutti, c'è un piccolo, perché non ci aspettavamo che tante persone rinfresco, quindi lo porteranno adesso. Grazie e a presto. Ciao. Ciao. Come stai?